Oggi siamo in Borgogna per mettere alla prova la gamma Enduro 2025 di Sherco. La gamma annovera 7 modelli, 3 due tempi, la 125, la 250 e la 300 e 4 modelli a 4 tempi, 2,5, 300 e le Big Bore 450 e 500. Sono tutte versioni factory, ma da quest'anno rientrano a listino anche le versioni racing nelle due cilindrate, 300, due tempi e 4 tempi, e si differenziano per alcuni dettagli, tra cui forcella Cayaba a cartuccia aperta, piastre in sterzo tradizionali, vecchio forcellone, gomme Mitas. Le versioni factory invece hanno tantissime novità che andiamo ad elencarvi una dietro l'altra prima di metterle alla prova e raccontarvi come vanno. Al primo sguardo si nota subito il diverso design che deriva da un aggiornamento a tutte le plastiche, dal parafango anteriore fino a tutto il retrotreno. L'obiettivo, oltre ad aggiornare il look, è quello di migliorare l'ergonomia e affilare le forme dei nuovi convogliatori con quelli della nuova cassa filtro, completamente ridisegnata. L'accesso al filtro avviene infatti dal lato sinistro e l'operazione oggi è molto semplificata. Grande attenzione anche alla riduzione del peso complessivo di tutti i modelli attraverso un aggiornamento mirato al telaio, al telaietto in alluminio, ai radiatori, alle piastre, al forcellone, alle ruote e relativi perni, così come all'impianto elettrico. Attenzione anche alla fruibilità con parafango posteriore dotato di zigrinature per ottimizzare la presa quando c'è da fare manovra. Zigrinatura anche sulle protezioni laterali del telaio, che resta monotrave in acciaio e cambia nella zona della culla e dell'attacco del monoammortizzatore. A livello di motore non ci sono sconvolgimenti estremi e anche le due tempi mantengono l'alimentazione a carburatore. Su tutte arrivano nuovi scarichi marchiati Spess 3 sui due tempi e Akrapovic sulle quattro tempi. Quest'ultime hanno anche un nuovo castello delle cam e una diversa pompa della benzina, mentre le due tempi 250 e 300 hanno un nuovo cambio realizzato internamente in azienda. Sorry, man. Finito, sono appena sceso, sono ancora sudato e un po' sporco perché, come avete visto, oggi il fango l'ha fatta da padrone. Sia il pettucciato sia il sottobosco erano caratterizzati da questo fondo molto viscido che ha reso le cose difficili, ma soprattutto ci ha permesso di mettere alla prova nel modo giusto questa gamma Sherco, cioè nelle condizioni tipiche dell'enduro. Non ci siamo fatti mancare davvero niente, curve in contropendenza molto scivolose, radici, sassi, single track veloci, single track guidati, poi soprattutto, come detto, tanto fango e pochissima aderenza. Arriviamo a parlare di loro, delle nuove Sherco. Una gamma molto ampia, tanti modelli diversi, accomunati però da alcuni dettagli. Tanto per cominciare, il feeling. Queste moto ti trasmettono un feeling immediato, sono subito molto pacifiche, molto accomodanti, merito della ciclistica, del comfort di guida che hanno da offrire e soprattutto dei motori che, per quanto siano diversi tra loro, adesso scendiamo nel dettaglio, hanno comunque un punto di contatto in comune, che è quello di non essere estremizzati, di non offrire potenze che mettono in difficoltà, di non creare imbarazzo. Quindi ciclistiche molto facili, motori alla portata di tutti. Questa è la base da cui si parte per andare a costruire poi moto per moto una gamma che, come detto, è davvero molto molto ampia. Restando sui concetti generici, possiamo parlare di una ciclistica molto particolare, sicuramente che dà una buona personalità a queste moto e che si può sintetizzare con sella abbastanza alta, telaio molto corto, avantreno molto ravvicinato. Una ciclistica come questa farebbe pensare a un'agilità mostruosa, e in effetti è così, però poi non si va a pagare molto, anzi quasi niente, sinceramente, quando poi la strada si fa veloce. Quindi le Sherco sono moto
molto caricate sull'anteriore, con un manubrio molto vicino al corpo, con una ruota anteriore sembra essere molto sotto, hanno una grandissima agilità, sono bellissime da muovere, molto facili, ma poi sul veloce rimangono stabili. Questa è quasi un'alchimia che è stata trovata dai tecnici della Sherco, che è difficilmente spiegabile dal mio punto di vista. Ecco, forse se la stabilità è davvero una garanzia, forse sia addirittura eccellente nel discorso della maneggevolezza, soprattutto nelle condizioni di oggi in cui era facilissimo perdere il controllo dell'anteriore, continuare a sentire chiudersi l'anteriore. C'è da dire però la premessa: il fondo era estremamente scivoloso e quindi non era facile. C'è da dire però anche che tutte le moto erano equipaggiate con delle mousse che di solito vanno a rendere tutto più filtrato e soprattutto limitano molto i comportamenti reattivi delle moto, e in questo caso ci sono venute molto in aiuto, però rimane un po' questa assenza di sincerità dell'anteriore, la potrei chiamare, anche se forse è improprio, perché l'anteriore è effettivamente sincero, però in casi estremi effettivamente abbiamo dovuto un po' lavorare, tenere bene i piedi sulle pedane, cercare ovviamente di controbilanciare il corpo per poter guidare le moto in un contesto, però ripetiamo, davvero molto particolare. Sul veloce, incredibili, qui c'erano dei rettilinei in salita bucati che abbiamo affrontato veramente a delle velocità folli, è stato proprio emozionante, soprattutto per le grosse cilindrate 4,5-500, ma anche 300 due tempi, andare su a manetta era qualcosa veramente molto molto emozionante, e in questo caso davvero non le moto non hanno fatto un plisse, mantengono la linea, sono rigorose, e questo è davvero, come detto, un po' un controsenso rispetto a tutta l'agilità che poi dimostrano quando la strada si fa più stretta e lì diventano anche belle da guidare. Si sta molto bene in piedi come posizione di guida, siamo un po' rannicchiati seduti perché le moto sono molto piccole, hanno dimensioni mignon, non è questione di essere snelle rispetto a una ciclistica con dimensioni normali, qui è proprio tutta la moto a essere piccola, almeno ti dà questa impressione. Vista la triangolatura sella pedane è un po' così, e nonostante appunto una sella un po' più alta che farebbe pensare ad poter avere delle gambe un po' più distese, invece si è un po' rannicchiati, ecco, sia sotto sia come posizione del manubrio. Da una parte questo ti permette di avere un bel controllo perché sei proprio dentro la moto e diventi un tutt'uno, dall'altra poi diventa un po' anche un compromesso quando appunto si deve impostare la curva, non c'è il canale e soprattutto poi contropendenza, erba bagnata, fango, lì diventa davvero una giostra riuscire a rimanere in piedi. Un altro aspetto che le accomuna è un po' la finalità. Sembrerebbe che il loro terreno di caccia migliore, preferito, sia quello del fettucciato barra linea nel bosco, mentre si dimostrano non espressamente votate a un enduro particolarmente estremo o troppo tecnico, questo per questione di ciclistica, di come sono fatte, di come si sta in sella, di come reagiscono i motori, insomma forse anche di trazione, sta di fatto che nel tecnico, nei sassi, quando è molto difficile la situazione, ecco, non sono moto che hanno una vocazione particolarmente trialistica, danno il loro meglio nel fettucciato sicuramente, nel bosco trovano la loro dimensione perfetta, sono moto da enduro e non da enduro estremo. Iniziamo a raccontare cilindrata per cilindrata, partiamo dalla più piccola, dalla 125, ve lo dico subito, è quella che mi è piaciuta di meno di tutta la gamma per delle sue caratteristiche proprie. Il motore non è prontissimo quando vai a prendere in mano il gas, ha una bella esplosività e una bella parte centrale, è anche un discreto allungo, sinceramente, anche se non proprio proverbiale, non ha tutta questa potenza, è un 125 quindi molto facile, che però deve essere gestito nella parzializzazione, nel passaggio dai bassi all'entrata in coppia. Ha questa spinta che devo dire che mi ha salvato la vita, e di questo gliene sono grato, quando sono trovato nel sottobosco dove serviva di essere millimetrici con la potenza per poter superare i sassi, gli ostacoli e la parte più viscida, lì andando via sotto coppia, così effettivamente mi sono salvato, però lo stacco è abbastanza netto, uscire di curva, l'uscita di curva va preparata in anticipo con la marcia giusta, con la giusta posizione della frizione, insomma bisogna un po' guidarlo, ed è quella che fra tutte le moto della gamma che abbiamo provato oggi ha dimostrato di essere un po' meno stabile quando la situazione si fa molto veloce, iniziava a essere un po' più ballerina, vuoi forse anche per i pesi del motore che
in qualche modo non contribuiscono con un effetto inerziale a mantenere la linea sul veloce. Saliamo di cilindrata, parliamo di 2,5 e 300, due tempi, due moto che accomuniamo perché hanno tante caratteristiche in comune e che ci sono piaciute entrambe tantissimo. Bellissimo il tocco gas, c'è una bella connessione fra il comando dell'acceleratore e la ruota posteriore, si riesce quindi a giocare bene con il gas, si riesce ad avere il controllo della situazione, è davvero molto facile riuscire a portarle al limite, sono moto molto divertenti. La differenza sta nella grinta oltre che nella potenza pura, la 300 ne ha da vendere, è molto più aggressiva al tocco gas, è molto più pronta, è molto più veloce a prendere giri, è molto più potente nel complesso, molto facile. Invece la 250 che ci è piaciuta tantissimo, una di quelle che forse ci è piaciuta di più, proprio per la facilità di approccio nelle condizioni di oggi che non erano facilissime, si riusciva davvero a guidarla nel modo giusto senza esserne mai imbarazzati, neanche della 300 a dire la verità, però comunque si ha quello step in più, quel pepe in più che alla lunga effettivamente ti porta a parlare di una moto che ha comunque delle prestazioni importanti su entrambe. Bella l'apertura del gas, bello il prendere giri, bello l'erogazione della potenza per poi arrivare comunque a limitarsi in allungo e non avere una profondità di accelerazione particolarmente proverbiale, ma come è tipico delle grosse cilindrate a due tempi, 2,5 e 300 hanno questa caratteristica qua di essere molto pastose, molto belle nel parzializzato da metà fino a tre quarti e poi dopo di vedere scemare la spinta agli alti regi. Siamo alle 4 tempi, in questo caso abbiamo 4 modelli, 2,5 e 300, 450 e 500. Sono due macro famiglie, anche in questo caso ve le parliamo insieme. 2,5 e 300 sono moto bellissime, sono le regine della gamma, sono quelle che probabilmente valuterei per un acquisto se dovessi scegliere di comprare una Sherco, perché sono moto abbastanza complete, divertenti, molto facili, molto accomodanti, però anche prestazionali, nel senso che tutta questa facilità poi all'atto pratico diventa performance senza metterti in difficoltà, senza richiedere troppo al tuo fisico, senza andare poi in affanno, riesci ad avere sempre un buon controllo. La differenza sui motori, in questo caso possiamo parlare di differenze di attitudine, cioè la 250 non ha una potenza incredibile, è una moto dal facile approccio, molto semplice, che però non è così straordinaria come appunto muscolatura. La 300 invece arriva a completamento di un progetto che effettivamente trova la sua maturazione proprio con questa cilindrata, riesce ad aggiungere un po' di cavalleria dove serve, cioè su tutto l'arco di erogazione, e diventa davvero facilissima, davvero bella al tocco gas, un sound di scarico coinvolgente pur senza essere aggressivo e quindi senza metterti in difficoltà. È davvero una moto alla portata di tutti, con cui tutti si possono divertire, è bello fare le impennate, è bello fare le uscite di curva, si guida bene, si ha un buon controllo, si riesce ad avere un bel movimento sulle pedane, la risposta del gas è sempre pronta, anche qui c'è una bella progressione, una bella schiena, una bella connessione tra il gas e le ruote. Non è una 300 di quelle da sparo, non è una 300 di quelle che ti mettono in difficoltà, in questo caso si parla sì di potenza, ma è sempre riferita al 2,5 e non necessariamente in senso assoluto, è una 300 quindi davvero alla portata di tutti, che ti permette di poterla sfruttare fino all'ultimo regime di giri, fino all'ultimo goccio di potenza che ha, perché te lo permette, e questa è sicuramente una dote che abbiamo apprezzato moltissimo in tutte le caratteristiche e le condizioni del test di oggi. Ecco, una caratteristica che ho trovato migliorabile nel 2,5-300 è l'innesto del cambio. Sinceramente non sempre le marce, quando si è a tutto gas, entrano liberamente, si deve sempre fare uso della frizione, e anche in scalata comunque non è una pratica che va particolarmente libera o fluida. Ecco, il cambio era un po' duro sia in ingresso sia in scalata. Restano 450 e 500, e qui proprio il massimo. Sono cilindrate che in Italia forse non sono più considerate
dal mercato, non stanno vivendo un periodo particolarmente felice, però hanno ancora tantissimo senso di esistere. È vero che non fai lo stupido con 450-500, non è che li puoi maltrattare come 2.300, che prendi male il gas, puoi anche sbagliare, puoi anche esagerare, non succede assolutamente niente. Con questi devi stare un po' più accorto, sono più pesanti, hanno un'inerzia maggiore, però effettivamente hanno quella pastosità della grossa cilindrata che nell'enduro sinceramente lo apprezzi tanto, e ti viene in aiuto e ti permette di godere di anche accelerazioni che sono molto emozionanti. Insomma, nei pezzi veloci con 4.500-500 sinceramente oggi era qualcosa veramente che ti tirava fuori il gusto dell'andare in moto, anche veloce, però veramente veramente belle, stabilissime, proprio per anche questo peso dinamico, per questa inerzia che portano con loro le grosse cilindrate. Quindi qui veramente potevi esagerare con le velocità e cercare di mantenerle anche in mezzo al bucato, perché mantenevano la linea, erano assolutamente rigorosissime. La 500 anche in questo caso è uno step ulteriore che si sfrutta tanto nella prima parte di erogazione, hanno dei buoni allunghi, comunque tutto sommato poi riescono a mantenere molto bene il limitatore a una spinta assolutamente coerente, non hanno quindi quella sensazione di limitazione della potenza. Da un certo punto in poi rimangono coerenti la spinta, anche perché lì si sono già raggiunte velocità importanti, e quindi sono moto godibilissime, le ho apprezzate entrambe. Addirittura forse mi è piaciuta quasi di più la 500 della 450, ma sembra paradossale, ma è davvero così, proprio per il gusto, la pastosità, dai, la coppia che questo motore ha da vendere. Per il test delle Sherco Enduro 2025 è davvero tutto, io adesso torno in Italia, voi continuate a seguirci e ci vediamo presto sui canali di motociclismo fuori strada. Ciao!